un tennista solido, ma soprattutto un atleta sublime. Dopo aver eliminato l'azzurro Aldi grazie alla sua fenomenale tenuta atletica, Diego Junqueira fa lo stesso con il picchiatore tedesco Simon Greuel, giustiziere al primo turno del vincitore della passata edizione Carlos Berlocq. Junqueira ha macinato chilometri e chilometri sulla linea di fondo, infilzando lo sfinito tedesco nel terzo e decisivo set. E pensare che nelle fasi iniziali sembrava proprio il tennista di Stoccarda il più in palla dei due. Dopo essere stato in vantaggio per 4-3 prima e 5-4 poi, Greuel non ha saputo sfruttare il servizio, facendosi trascinare al tiebreak. Nel game decisivo, però, il teutonico ha saputo prendere nuovamente in mano il pallino del gioco, chiudendo 7-6. La seconda frazione è stata una vera e propria maratona, che ha tenuto incollati sul campo un'autentica folla di appassionati. Così come il primo set, anche questo si è concluso al tiebreak, ma l'esito è stato differente. La zampata vincente, infatti, l'ha piazzata Junqueira, allungando così la sfida al terzo set. Evidentemente in debito d'ossigeno, Greuel ha iniziato ad essere falloso, mentre Junqueira ha sempre tenuto costante il suo ritmo indiavolato, chiudendo con un esplicito 6-1. Ora, il vincitore del Challenger di Sanremo dovrà affrontare uno dei beniamini di casa, il mancino siciliano Alessio Di Mauro, in una sfida che promette scintille.